basta, quindi viva le banane! No vabbè, lasciamo stare. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, ci tenevo troppo a farvi questo video, infatti scusatemi se sto in un abbigliamento un pochino casalingo con la mia vestaglietta di pile qua tutta corciosa. E magari se non ve l'avessi detto non ve sareste neanche accorti che era una vestaglia, che sono praticamente in pigiama. Vabbè, ormai ve l'ho detto perché non ci sono segreti fra di noi. Tenevo troppo a farvi questo video perché praticamente ho appena letto il commento di una ragazza sul mio secondo canale, canale di cucina sana e leggera, e lei mi ha detto, mi ha chiesto, ma il sesamo non fa ingrassare? Ed è una cosa che mi viene chiesta spessissimo, quindi ho detto no, devo fare questo video, devo troppo dire questa cosa. Io ci tengo veramente tanto a dire questa cosa, che il mio pensiero è a chiarire un poco questa cosa, perché veramente vengono accusati dei cibi che fanno ingrassare, quindi ormai si mettono queste etichette su questi cibi ed è una cosa veramente sbagliata. Prima di tutto ragazze, perché non esistono cibi che fanno ingrassare, questa è la cosa più importante, ma esistono dosi che fanno ingrassare, cioè qualsiasi alimento, anche il più dietetico del mondo, se ne mangi tantissimo ti può fare ingrassare, e qualsiasi alimento, anche il più calorico del mondo, se ne mangi poco non ti fa ingrassare. Un cibo che fa ingrassare non esiste, cioè non è una cosa che si può dire. Ovviamente tutto dipende anche dal nostro piano alimentare, dalle quantità che ne mangiamo e anche dalla nostra attività quotidiana. Cioè se io sto sul divano tutto il giorno, probabilmente anche una fetta di prosciutto o un pezzettino di pane mi fa ingrassare rispetto a se magari mangio molto però ho una vita molto attiva. E dipende anche dal nostro metabolismo, quindi dal metabolismo di ognuno di noi. Oltretutto poi il metabolismo di ognuno di noi è una cosa che si può anche modificare nel tempo. Questo magari vi farò un altro video su come accelerare il metabolismo e come poter mangiare e mangiare tutto e bene senza ingrassare, cioè avendo sotto controllo il vostro peso. Magari se vi fa piacere faccio un altro video. Adesso vi voglio dire sta cosa: non ci sono cibi che fanno ingrassare, e quali sono questi cibi che dobbiamo sfatare il mito che fanno ingrassare ma invece non è vero? Allora sono qua, questi cibi sono tutti qua, perché sono cibi che io mangio nel mio quotidiano e sono cibi che voi sapete che io sono una persona magra, comunque sto in forma e ci tengo tantissimo all'alimentazione sana, a mangiare bene, non mi faccio mancare nulla, però nel mio quotidiano mangio prevalentemente sano. Sano non vuol dire fare la fame, sano vuol dire eliminare cibi che fanno male, non che fanno ingrassare ma che fanno male, che vi dirò dopo. Le banane sono proprio le peggiori nemiche, perché le banane, non si sa perché, i nutrizionisti e i dietologi tanti anni fa hanno deciso di eliminare le banane dalle diete e tutti adesso pensano che le banane fanno ingrassare. Le banane non fanno ingrassare, anzi è un alimento molto consigliato la mattina, ad esempio una botta di potassio, quindi dà molte vitamine, energie. Ed è un cibo ottimo che bisogna mangiare, che fa tanto bene. Sono tutti zuccheri buoni, zuccheri della frutta, quindi la banana anche per gli sportivi è straconsigliata, quindi viva le banane! No vabbè, lasciamo stare, non viva, però insomma, non demonizziamo le banane. Cioccolato, il cioccolato fa ingrassare? Io il cioccolato lo mangio ogni giorno, veramente, è una cosa tremenda. Io amo il cioccolato, lo metto dappertutto, però io mando cioccolato fondente. Guardate questo qua, cioccolato extra fondente. È un alimento super sano che fa tanto bene alla salute e mangiato nelle quantità giuste, cioè non mangio tutta la tavoletta in un giorno, ma ne mangio un quarratino, due quarratini, 20 grammi, insomma va modulato, va pesato. Ovviamente se scendete un cioccolato, non questa marca, insomma un qualsiasi cioccolato fondente, è meglio di un cioccolato al latte, cioccolato bianco, che sono zuccherati, che sono pieni di grassi. Invece questi qua sono praticamente puri e quindi sono molto più sani, quindi cioccolato fondente puro, sì, magari barrette al cioccolato che sono piene anche di grassi, oli vegetali, ecco quelle magari fanno più ingrassare, soprattutto fanno più male. Quindi distinguiamo anche gli alimenti. Il sesamo, eccolo qua, messo in un contenitore perché io lo mangio sempre. Io praticamente sono una malata di semi e semini che, oltre ai grassi, è vero che contengono grassi, ma sono grassi buoni, quindi dobbiamo anche distinguere i grassi che andiamo a mangiare. Questi qua sono grassi buoni e sono anche i semi e semini ricchi di proteine, quindi fanno tanto bene e poi sono buoni. Io i semi di sesamo li metto praticamente ovunque, sono stra consigliati perché
abbassano il colesterolo LDL, quindi il colesterolo cattivo, quindi sono super super buoni. Poi che cos'altro? La pasta. La pasta fa ingrassare, cioè la cosa praticamente che tutte le persone che stanno a dieta odiano la pasta. Sbagliate, io la pasta la mangio ogni giorno e ogni giorno mangio pasta o riso, poi vario perché insomma mi stufo di mangiare sempre la pasta, quindi o mangio la pasta o mangio il riso o mangio il couscous o mangio spaghetti di soia, mangio un po' di carboidrati variandoli fra di loro per il semplice fatto che mi stufo e poi perché voglio mangiare un po' tutti i cereali. Ecco qua, qua per esempio pasta integrale, che è quella che io preferisco e prediligo, però anche un abuso di fibre non va bene, quindi io mangio anche la pasta bianca, mangio la pasta di kamut, mangio il riso integrale, il riso basmati, mangio insomma quella integrale è più sana, ovviamente ha un indice glicemico più basso, però io le alterno tutte quante fra di loro e la pasta non fa ingrassare, sono carboidrati che vanno mangiati, soprattutto se fate attività sportiva, ci vuole l'energia che vi dà il carboidrato, quindi ad esempio la pasta è il condimento che fa ingrassare, ad esempio una pasta, ovviamente se vi fate una carbonara dove fate soffriggere la pancetta, poi ci mettete l'uovo, poi ci mettete la panna. Ovviamente tutto questo sì, probabilmente vi farà ingrassare. Ovviamente sempre dipenderà poi da quello che voi fate nella vostra giornata, dal vostro metabolismo, dall'età, dal corpo, insomma da serie di fattori. Però molto probabilmente rispetto a mangiare un piatto di pasta così con un po' di pomodorino fresco, sicuramente oltre a farvi ingrassare di meno vi fa meno male. Questo è poco ma sicuro. Commento che ho messo su Instagram, ho scritto: io non calcolo mai le calorie di quello che mangio, ed è vero, io non controllo quasi mai le calorie, controllo tutto il profilo nutrizionale completo, quindi se questo alimento che sto mangiando ha delle calorie elevate, però sono calorie che mi sono date anche da proteine, ha un buon profilo nutrizionale, è diverso da ad esempio ci sono anche i cibi che hanno ad esempio poche calorie però sono pieni di zuccheri, quindi non vanno bene comunque. Controllate tutto il profilo nutrizionale di un alimento. La pizza, abbiamo anche la pizza, guardate, pizza vera, non è finta, è una fetta di pizza che abbiamo alzata da ieri sera, c'ha un profumo, e praticamente questa qua è pizza integrale fatta con la ricetta, eccola qua, del nostro video che vi abbiamo fatto sempre su questo canale, e io la pizza la adoro tantissimo. Ovviamente quella integrale è molto meglio, no? Perché è più sana, è più leggera, però comunque io abitando a Napoli vado anche in pizzeria, mangio la pizza sempre, cioè ogni settimana, spesso insomma comunque la mangio, e quindi vi ho sfatato sto mito dei cibi che fanno ingrassare. No, ma ci sono cibi che fanno male, piuttosto soffermatevi sui cibi che fanno male e fanno anche ingrassare, sicuramente sì, e non sono questi, perché questi sono cibi sani e naturali, quelli là a cui dovete stare attenti sono quelli conservati, industriali, merendine, tutte quelle cose che sono ricche di zucchero bianco, che sono ricche di grassi idrogenati, olio di palma, glutammato, tutte ste schifezze, varie crepe al cioccolato strafamose che è meglio non nominare, insomma avete capito. Tutte le barrettine, le merendine, il burro ad esempio, che sono grassi saturi, eliminate il burro, utilizzate solo l'olio extravergine d'oliva, non badate le calorie, badate la qualità del cibo e state sicuri che una banana è un cibo così sano e naturale come una fetta di pizza fatta magari in casa con le vostre mani o un bel piatto di pasta con un po' di pomodoro fresco vi può fare solo bene. Quindi io questo vi volevo dire semplicemente, spero tanto che voi condividiate le mie idee. Sto qua veramente così, semplicemente come se fosse una vostra amica a dirvi i miei pensieri. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, perché ci tengo veramente tantissimo. E se vi piacciono questo genere di video così molto chiacchiericcio, insomma senza avere la pretesa di insegnarvi nulla, solo di condividere con voi le mie esperienze, fatemelo sapere con un bel pollice in su, così ve ne faccio tanti altri. E vi mando un bacio grandissimo. Ciao.